Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapo Rebuild. Oggi, come ogni venerdì, andiamo a parlare di hardware. In questo caso andiamo a parlare di un atomizzatore in versione clone di Ulton. Stiamo parlando del Typhoon GT1. Un atomizzatore, diciamo, da MTL oppure da un restricted flavor, diciamo polmoncino abbastanza chiuso. Ma prima di cominciare la recensione, vi invito a iscrivervi al canale. Per me è molto importante che voi vi iscriviate al canale. A commentare i miei video sotto, a me un confronto, purché sia costruttivo, mi fa sempre piacere, e a condividere i miei video per far crescere il canale più velocemente possibile. Detto questo, vi ringrazio e andiamo a vedere subito il Typhoon GT1. Arriva come sempre in queste scatoline di plastica con la scritta Ulton. Andiamo subito ad aprire la scatolina e all'interno abbiamo una chiave esagonale, un tank in plastica di ricambio e ovviamente non mancano le O-ring, e in più abbiamo degli hairpin che vi faccio vedere subito. Abbiamo quattro hairpin fatti in questa maniera con un O-ring di tenuta, eccoli qua. In questo caso abbiamo quello da, mi sembra, 1.5. Sì, abbiamo quello da 1.5, poi a fianco abbiamo quello da 1.8. Insieme abbiamo anche quello da 0.8 e quello da 1 mm. Eccolo qua. Ma andiamo all'atomizzatore, eccolo qua, il Typhoon GT1 versione Ulton. Vi do un po' di specifiche tecniche. L'atomizzatore è un 23 mm, ha una capienza di 4,3 ml, l'altezza è di 46 mm, atomizzatore in acciaio 316 dichiarato. Il tip è del Typhoon GTR, è un bottom fill system e quindi si fa il refill dal basso. Airflow regolabile tramite gli hairpin che vi ho fatto vedere prima. Quindi, detto questo, andiamo subito a vedere il fondo ecco, dell'atomizzatore. E sul fondo dell'atomizzatore abbiamo la scritta Made in Germany, marchio CE, smaltimento e un numero seriale che a noi non ci interessa. Abbiamo un pin 510 con inserto esagonale in acciaio. La sporgenza, diciamo che dal mio punto di vista non ci permette l'utilizzo su dispositivi meccanici ibridi, perché è proprio al limite. Dopodiché abbiamo due fori aria, diciamo fissi. Il più grande dovrebbe essere da 2,2 mm e quello più piccolo dovrebbe essere da 1,5, ma non vorrei sbagliare. Quello da 1,5 in questo caso è chiuso da un grano, ma lo si può aprire andando a svitarlo con la chiave esagonale, ma io in questo caso lo lascio serrato. Dopodiché qui abbiamo le classiche lavorazioni del Typhoon. Poi andiamo verso l'alto, abbiamo un tank in policarbonato, abbiamo quello ring verde che non si può vedere, è veramente pessimo, pessimo. Andando verso l'alto abbiamo, ecco, questa parte in acciaio. Il refill, ecco, come vi ho detto, si fa dal basso e in questo caso comunque si può andare a svitare, ecco, questa parte che faremo subito. Il tip è un 510 che si trovava anche sul Typhoon GTR. Io andrò subito a smontarlo perché non mi piace, non mi piace assolutamente. Abbiamo due O-ring di presa, come potete vedere. Sotto il tip la lavorazione è questa. A questo punto andiamo a svitare, ecco, l'atomizzatore e iniziamo da questa parte qua. E come vedete si svita, ecco, e arriviamo a questa parte qua. Poi, andando a continuare lo smontaggio dell'atomizzatore, ci ritroviamo, ecco, questo anello in acciaio, che non è altro che una protezione, ecco, per la plastica, come vedete. Andiamo ulteriormente a svitare il tank, si svita facilmente in questa maniera. La fattura, devo dire che per il momento è buona.
nulla da dire, a parte quello ring che veramente è bruttissimo. Quindi prima di andare a vedere il deck andiamo a concentrarci sulla campana, che è la cosa più importante, ecco, fra le più importanti. E come vedete abbiamo una campana molto molto conica e spigolosa, e devo dire che è molto molto piccola. È una campana che poi alla fine è veramente molto molto piccola. La volumetrica, ecco, di questa campana è veramente piccolissima, molto conica e spigolosa. E in fondo, ecco, abbiamo quella parte un po' più rientrante verso il camino. Il camino è abbastanza largo, ecco, per essere un atomizzatore MTL. Qui abbiamo l'O-ring che va a fare dopo la tenuta sul deck, e questa è, diciamo, la lavorazione della campana esternamente. E questo pezzo è un tutt'uno, ecco, quindi non si può andare a svitarlo, e devo dire che in questo caso, nulla da dire, la fattura è abbastanza buona, anzi è buona sicuramente. Le filettature anche sono buone, nulla da segnalare. Anche il tank mi sembra decente sicuramente, anche se io poi andrò a sostituirlo e andrò a mettere quello trasparente. E arriviamo al deck, eccolo qua, un deck molto molto classico, con i post contrapposti, con inserto esagonale, vaschette per il cotone abbastanza ampie ma non troppo. Al centro abbiamo l'air pin, che in questo caso in teoria, a vedere così il foro, dovrebbe essere un 1.2, ma all'interno delle spare parts abbiamo sia quello da 1 che quello da 0.8, ma io vado a tenere questo qua. Poi abbiamo queste asole di entrata del liquido che non sono altro che due fori circolari per l'alimentazione del liquido. Eventualmente andassimo a smontare l'air pin, vi faccio vedere come si fa. Andiamo a svitare il pin 510, lo andiamo ad estrarre e poi ci andiamo ad aiutare magari con una esagonale all'interno e andiamo a tirare tutto il blocco del positivo, e come vedete ci ritroviamo con questa parte qua. Poi ulteriormente io vado a togliere l'air pin tramite questo foro. Vediamo se riesco a estrarlo in questa maniera qua. Ecco, volendo questa operazione la si può fare anche con il deck, diciamo, montato, ma dal mio punto di vista è più semplice andare a smontare tutto il blocco e poi andate a inserire il vostro air pin che vi piace di più. È molto molto semplice, sicuramente non è un'operazione da fare con la coil montata, ecco, quindi mi raccomando. Quindi una volta rimontato l'air pin andiamo a reinserire il tutto e poi andiamo a chiudere il pin 510. Una volta fatto questo siamo pronti per andare a rigenerare, e quindi a questo punto vado a preparare il supporto e andiamo a fare una rigenerazione assieme. A fra poco. Allora ragazzi, eccoci qua con la rigenerazione. Io ho già installato la coil, è molto semplice. Ho fatto 6 spire di nicromo 80 28 gauge su punta da 2,25. Allora, questo atomizzatore, questo deck potrebbe ingannarci, perché ci potrebbe far pensare che la punta da 2,5 sia quella più indicata, ma io ho fatto varie prove e secondo me la punta da 2,5 siamo molto molto al limite, perché anche come avete visto la campana è molto molto piccola, molto bassa e molto ristretta, quindi secondo me la punta più adatta è la punta da 2,25, che è una via di, diciamo, di mezzo fra la punta da 2 e la 2,5, e in maniera che ci permette di mettere il cotone giusto all'interno delle vasche.
resistenza intorno agli 0,83 ohm, l'altezza è questa, come vedete, è a filo deck. A questo punto andiamo a cotonare. E per questa rigenerazione ho scelto il Cotton Bacon V2. Il cotone lo taglio a questa altezza e lo vado semplicemente a inserire. Gli do una leggera sfoltita se ce ne fosse il bisogno. E la rigenerazione, ragazzi, è completata. È molto semplice la rigenerazione di questo atomizzatore. Semplice e intuitiva, non potete assolutamente sbagliare. Abbondate, ecco, con il cotone, non rimanete scarsi. E a questo punto andiamo a bagnare di liquido. E in questo caso lo vado a bagnare con un liquido che conosco molto bene, che è il Green Oriental. Bagnato il cotone, siamo pronti per andare a rimontare il tutto. Come vi ho detto, io andrò a montare il tank in plastica che c'era nelle spare parts e quindi vado semplicemente ad avvitare la campana e il top cap e a questo punto vado a fare il refill che si fa dal basso in questa maniera qua. Fatto il refill, andiamo ad avvitare il tutto semplicemente in questa maniera qua, è molto molto semplice, ecco, e andiamo a mettergli un drip tip, che in questo caso io gli metto quello del Dwarf. Quindi ragazzi, abbiamo visto il Typhoon GT1 versione Ulton. A questo punto sposto la telecamera e facciamo una chiacchierata, vediamo come funziona questo atomizzatore. A fra poco. Ok ragazzi, eccoci qua per la prova di svapo del Typhoon GT1 versione Ulton, resistenza finale da 0,9 ohm, vado a svapare a 15 watt all'interno il Green Oriental di Blanfield. Prova di svapo. Allora ragazzi, che dire di questo Typhoon GT1? Allora, la fattura è buona. La fattura è buona, a parte gli O-ring verdi che sono veramente pessimi, ma per il resto la fattura è sicuramente molto molto valida. L'airflow è abbastanza buono, il tiro non è felpatissimo, non è proprio fra i migliori, ecco, che abbia mai trovato, però è sicuramente un buon tiro. L'alimentazione è buona, è costante, non mi ha dato mai nessun problema né di secca e né di allagamenti. Me lo sono portato in giro a lavorare per 3-4 giorni, l'ho lanciato ovunque, non mi ha dato nessun problema, non fa condensa, non scalda, è veramente un atomizzatore che non scalda assolutamente, cioè rimane sempre veramente molto molto fresco. L'heat è buono sicuramente, la rigenerazione è semplicissima, come avete visto è molto intuitiva e semplice, sia l'alloggio della coil che la cotonatura, non mi ha dato nessun problema di perdite, ecco, quindi da questo punto di vista nulla da dire. La soluzione degli hairpin è abbastanza pratica, non è fra le più pratiche, ecco, però è sicuramente abbastanza pratica da farsi, ecco, specialmente se lo fate con la pinzetta senza andare a smontare il deck. Andiamo a parlare, ecco, della resa di questo atomizzatore. Allora, io lo sto provando da 15 giorni all'incirca, 2 settimane, e sinceramente, dal mio punto di vista, è un atomizzatore che secondo me è troppo secco. Ha una resa molto secca che a me sinceramente non mi fa impazzire. Con qualsiasi liquido che l'ho provato, io l'ho provato con tutti i liquidi aromatizzati, singoli, misture chiare, misture scure, con qualsiasi liquido che gli mettevo all'interno, essendo comunque molto molto secco, mi andava a tagliare molte note di qualsiasi liquido che andavo a mettergli all'interno. Sicuramente col Kentucky si è comportato meglio, perché comunque il Kentucky, diciamo che la resa secca si sposa bene, ma ecco, per il resto sinceramente non mi ha convinto molto la resa di questo Typhoon GT1, perché secondo me, ecco, come vi ho detto, la resa è un po' troppo secca per i miei gusti. Se fosse stato leggermente
meno secco, sarebbe stato veramente perfetto. L'ho provato su punta da 2,5, su punta da 2,25, su punta da 2 non ne parliamo proprio perché diventa proprio arido. Su punta 2,5, sinceramente, non ce lo vedo bene perché, come vi ho detto, la volumetrica della campana è molto limitata e quindi se facciamo la punta su 2,5 si rischia che il cotone vada a contatto con la campana e sinceramente, ecco, questa cosa a me non piace. E quindi, ragazzi, a chi lo consiglio, ecco, questo atomizzatore? Sicuramente a tutte le persone che cercano un atomizzatore secco, dalla resa secca. Poi a tutte le persone che cercano un atomizzatore molto semplice da gestire, molto semplice da rigenerare, a tutte le persone che stanno cercando un atomizzatore da portarsi in giro perché non vi darà nessun problema né di condensa e né di perdite. Ma se vi devo dire che il Typhoon GT1 mi è piaciuto e mi ha convinto, vi dico una bugia perché non è così. Diciamo che la resa aromatica non mi ha convinto al 100% e quindi, dal mio punto di vista, io non ve lo consiglierei. Ecco, non, diciamo che per i miei gusti non mi sento di consigliarvelo per l'acquisto. Però ecco, vi ripeto, se state cercando un atomizzatore da resa molto secca, sicuramente, ecco, il Typhoon GT1 potrebbe essere una valida alternativa. Ecco. Detto questo, ragazzi, io penso che non ci sia altro da dire. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentatevi da sotto e ditemi se l'avete provato e che cosa ne pensate. E condividete il video se mi volete supportare. Vi lascio con l'ultima svapata di Typhoon GT1. State tornati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!